E quindi Luca Ward, adesso lo possiamo dire, Luca Ward in realtà, a differenza, cioè no, anche come Russell Crowe, il successo l'ha avuto anche in questa vita. Quindi la voce di Russell Crowe nel Gladiatore, allora, l'abbiamo detto subito così ci togliamo questo pensiero, non ne parliamo più, cioè non perché sia un ricordo sgradevole, no, per carità, no. Però siccome so che è un tormentone, insomma, tutte le volte, tutti quanti, allora il Gladiatore, cominciano magari a chiederti e mi fai la battuta del Gladiatore, però mi ripeti quello piacere, che sei, però a te fa piacere. Sì. Io pensavo invece di trovare una certa, mi fa molto ormai... piacere, è una cosa che mi stimola sempre a... a fare anche meglio, perché poi essere riconosciuti per la voce è una cosa bella. Sì, anzi, è, diciamo che è, non dico che è un vanto, ma sicuramente è una dote importante. Guarda, facciamo così, io comunque le battute del creatore non te le chiederò, perché no, così almeno peccato, questa volta ti risparmio. Anzi, se ti dovesse capitare, ti chiedo la battuta del creatore, tu ti alzi e te ne vai. Vado così, io. E vai via. Basta, scoop. Allora... facciamo così, partiamo dai viaggi, come dicevamo prima, no? Così cominciamo questo percorso nella tua carriera e nella tua vita. Subito, senza preamboli, qual è il viaggio che ti ha segnato di più, che ti ha colpito di più, che ti è rimasto nel cuore? È un viaggio che io ho viaggiato veramente tanto, ho avuto questa fortuna sia per lavoro che per diporto. Ma il viaggio in assoluto che mi è rimasto più impresso è stato un viaggio che ho fatto in Siria, in terra di Siria, quindi parliamo di qualche anno fa, un 7-8 anni fa, e andammo per girare un film, 7 chilometri da Gerusalemme, che è un film sulla cristianità. Mi ha colpito molto quella terra, intanto per l'accoglienza che abbiamo avuto, andavamo a girare un film su Gesù, sulla cristianità. E pensa che addirittura il supporto logistico, diciamo, siriano, che ci aveva fornito gli automezzi, aveva addirittura disegnato sui camion, su questi grandi camion, il logo del film, scritto in arabo e scritto in inglese, con l'immagine di Gesù. E noi, quando passavamo nelle città siriane, ci trasferivamo spesso, c'erano file e file di persone sulle strade che ci battevano le mani. E questa è una cosa che mi ha colpito molto. E perché battevano le mani? Perché erano contenti di ospitare una troupe italiana e che andavamo a fare poi un film sulla cristianità, su Gesù, in tempi moderni naturalmente, però era un film su Gesù. In Israele, che era il punto dove dovevamo andare a girare, non siamo potuti andare per ragioni di sicurezza, e il governo siriano ci ospitò gentilmente, ma soprattutto mi ha colpito la gente e la voglia di questi paesi di avvicinarsi all'Occidente. Quello che sento oggi, per esempio dai TG, c'è cioè questo paese devastato, ci sono molte cose che si dicono così, tanto per dire, ma la verità in Siria è un'altra. La verità è comunque un desiderio di dialogo. Assolutamente un desiderio sì, di confronto. Sì. Tutte queste cose dei burka, io ho visto delle ragazze meravigliose in Siria con la minigonna, con i tacchi da 12. Fai bene a sottolineare questa cosa, perché questo significa che bisogna comunque fare esperienza, conoscere, muoversi, andare nei posti per rendersi conto di persona, al di là spesso, non dico soltanto dei luoghi comuni, ma della parzialità di certe situazioni che ci vengono proposte come assolute, no, rispetto a un paese. Tu hai citato questo film, appunto, a 7 chilometri da Gerusalemme, del 2006, di Claudio Malaponti. Noi sapevamo di questa cosa che ti ha colpito molto, no? Di questo viaggio in Siria. Allora vogliamo riproporre adesso un brevissimo estratto di questo film, poi ne parliamo insieme, vediamo. Ok. E poi non si sa nemmeno se Dio esiste. E comunque ci sono miliardi di persone convocabili prima di me, non credo. Non credo. E poi sei ridicolo. Sei esattamente come dovresti essere. Sembri scappato da un dipinto del 500. Ma scusa, non c'era un altro sistema? Un modo meno plateale per farsi riconoscere? Ho voluto che tu venissi qui, perché è qui che ho vissuto. È casa mia. È qui che sono avvenuti e avvengono i fatti. È vero. Ho assunto l'immagine che mi avete attribuito voi. Sei un pubblicitario. Dovresti capirlo bene. A Calcutta avrei preso sembianze diverse. Perché io? Hai la possibilità di farmi delle domande. La vorrai sfruttare? Ah, certo. Ti chiederò tutto. Ti metterò in croce.
È un'ironia facile la tua. Chi mi ha rappresentato in tanto tempo può avere sbagliato, non essersi adeguato. Il sistema è vecchio, non si è evoluto, scricchiola. Sono qui anche per questo. Ed era un estratto da Sette Cronache da Gerusalemme, appunto ti abbiamo visto nei panni di questo personaggio in un'ambientazione sicuramente affascinante, come dicevi, quella in Siria, con un personaggio dalle caratteristiche realistiche, era un pubblicitario che però si trova a vivere una storia assolutamente incredibile, quella di incontrare Gesù veramente. Io mi ha colpito una cosa, si pongono delle domande molto intense e profonde, sono domande che in qualche modo poi tu ti sei posto anche nella tua vita, quelle stesse di quel personaggio, cioè insomma domande che mettono completamente in discussione. Sì, mettono in discussione tutto e soprattutto fanno riflettere, cioè è un momento del film che è delizioso e di domande così lui gliene fa tante, quando a un certo punto chiede a Gesù, dice: senti, ma mi spieghi, ma sta sacra sindone? E Gesù gli dice: ma mi devi chiedere proprio della sacra sindone, chiedimi un'altra cosa. E no, scusa, io voglio sapere la sacra. Gesù fa una pausa, poi se lo guarda e dice: funziona. E quando poi si lasciano, no? A un certo punto si lasciano, il loro viaggio si divide, e quando il pubblicitario gli chiede, dice: ma adesso che torno, no? I miei amici mi chiederanno, io racconterò di questo viaggio che ho fatto con te. Se mi chiedono della sacra sindone, e Gesù lo guarda e dice: beh, di che non me l'hai chiesto. E tutto il film è basato su questo. E pensa, è spiazzante sempre. È sempre spiazzante, ma ti fa riflettere. Chiunque ha visto questo film, purtroppo in Italia è stato molto osteggiato, poco distribuito. Sì. E chiunque ha visto questo film, inevitabilmente dopo nasce un dibattito. Credenti, non credenti, musulmani, buddisti, nasce un dibattito perché fa ragionare. E pensa che uno dei grandi fautori di questo film fu proprio Karol Wojtyla. Certo. Il viaggio, continuiamo a farlo, però adesso facciamo un salto indietro nel tempo, ma proprio in principio, quando sì ci fu il doppiaggio, come c'è tuttora insomma nella tua vita, però io so che addirittura negli anni 20 dobbiamo andare a finire, quando tua nonna si recò negli Stati Uniti per fare cosa? C'era il problema, cominciava ad esserci il problema dei film che arrivavano dalla Germania, i primi sono stati quelli sonori, capirai. Noi non parliamo l'inglese oggi, figuriamoci il tedesco negli anni 20, proprio era impossibile. E c'era una necessità proprio di cercare di far capire che cosa dicessero questi attori stranieri. Hanno provato all'inizio a mettere un narratore al cinema, però dava fastidio. Non ci sottotitoli non funzionavano. No, non ci hanno neanche pensato. E poi venne poi questa... c'è un discorso anche di alfabetismo, insomma, per leggere sì, sottotitoli. Sì, gente che non sapeva leggere. Gli anni 20 parliamo. Ragazzi, c'è anche oggi un tasso di incapacità di riuscire a leggere. Io vedo andando nei paesini. A parte che siamo comunque refrattari, siamo rimasti comunque refrattari al discorso dei sottotitoli. Sì, ma poi comunque oggi se qualcuno il doppiaggio non lo vuole sentire, basta schiacciare un pulsante, senti la lingua originale, quindi va bene così, insomma, il problema non si pone. E quindi nacque questa idea insieme agli americani che avevano i mezzi, perché loro già mettevano la voce sul magnetico, e venne questa idea e il primo doppiaggio venne realizzato negli Stati Uniti da attori italo-americani. Venne portata questa pizza, questo film da far sentire a tutto il grande governo di allora, che era il governo di Mussolini, e gli piacque moltissimo questa cosa straordinaria, solo che però diceva il Duce, disse: ma non lo possiamo fare in Italia, perché questi parlano un po' così, butta la pistola, molto. Sì. E da lì poi è nato tutto, gli americani hanno mandato i mezzi tecnici in Italia. Senti, mi aiuti a ricordare gli attori che tu hai doppiato? Allora, io non dico qualcuno, Hugh Grant, Russell Crowe, Banderas, Brosnan. Chris Brosnan, poi... Keanu Reeves, Samuel Lee Jackson, no? Con il film di Quentin Tarantino in particolare, no? Sì, ma non solo. Pulp Fiction, okay. Jackie Brown, tanto. Cos'è cambiato nel doppiaggio in questi anni? Il mondo, è cambiato il mondo. In male o in peggio? No. Cioè in peggio voglio dire... Ci sono i pro e i contro dell'evoluzione. Intanto noi oggi non incidiamo più sul magnetico ma sul digitale. Quindi il digitale non ti ripropone poi fedelmente la tua voce, tanto che a volte noi stessi non ci riconosciamo perché taglia delle frequenze.
E poi c'è questa cosa della velocità. Il doppiaggio è un'arte che si fa veramente con le mani, con degli attrezzi molto umili, molto semplici, ma ci vuole del tempo per farlo bene. Il tempo è venuto meno? No, anche meno. Pulp Fiction 1994, nei tempi dell'Avvocato del Diavolo, del Corvo, di GoldenEye, di grandi film, noi li facevamo in un mese. Adesso? Il film del genere si fa in una settimana? 10 giorni. Questo ovviamente a scapito della qualità. A scapito della qualità, ecco perché oggi poi chi ascolta le cose doppiate a volte ne rimane, può rimanere un po' disturbato, ma non è colpa nostra. Senti, ma questa caratteristica del doppiaggese, come si suol dire, no? Questi modi di dire che sono nati col doppiaggio. Ma non esiste in realtà. No, a noi quando ci dicono il doppiaggese, ecco, come dicevi tu prima, usciamo dalla sala, perché in realtà non esiste. Però scusami, a me capita di sentirlo ancora qualche volta, espressione del tipo, ma che diamine, no? Cioè, beh, questo modo di fare, questa tecnica che non è poi aderente alla realtà. Quello dipende purtroppo che nel doppiaggio, mentre un tempo erano tutti attori, negli anni 80 con l'avvento delle televisioni sono arrivati anche i doppiatori, cioè gente, persone che fanno il doppiaggio, per carità, poi lo fanno anche bene, ma non hanno mai solcato un palcoscenico. E quindi è un problema di preparazione, insomma. Assolutamente sì. Allora, i tre segreti di Luca Ward per avere successo nel doppiaggio, li dico io, che tu, insomma, ripeto cose che tu hai rilasciato in altre interviste: leggere a voce alta, conoscere l'etimologia delle parole, cioè il significato delle parole, per essere più consapevoli di quello che si dice, e poi il cuore, no? Sì. Perché sennò tutto questo è solo senza tecnica, cuore, non vai da nessuna e non parte. Si va da nessuna parte. Allora, una volta ti hanno chiesto se usavi più la voce di Brosnan o quella di Russell Crowe per sedurre le donne, e tu hai risposto: uso il ragazzetto di Ostia. Sì, è meglio. Un po' principe, un po' coatto, no? Un po' bagnino pure, diciamo. Un po' bagnino, sì, 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 quando c'era ancora scritto Sarvadaggio, no? Ecco, però io so che una volta, so di quella volta, al telefono, quando rischiavi di perdere l'aereo. Ah, sì, sì, lì, sì. Usasti la tecnica. Lì sì, perché dovevo prendere quel volo a tutti i costi, perché dovevo raggiungere una persona che poi, insomma, sposerò a breve, che è la madre dei miei figli, e non c'era posto. Io però avevo solo quei 3 giorni, cioè fra andare e tornare, dovevo andare dall'altra parte del mondo. All'inizio ho fatto la telefonata, pronto, signoria, buonasera, senta, devo prenotare, perché poi io parlo romano. Quando ho capito che non c'era posto, lì gli ho dato de Russell Crowe alla grande. E lei a un certo punto ha sentito sta ragazza che un po' ha rallentato nel modo di parlare e poi ha usato un'espressione fighissima. Mi scusi, ma che sto a flesciare? Ma lei era a secolo, dico magari, ho detto signorina. Comunque fatto sta che il posto uscì fuori. Lo trovo. Senti, una volta, non so se chiedo a Giacomo Lumi, non so se abbiamo il tempo di lanciare un filmato che ci mi interesserebbe molto. Sì, mi dice di sì. Allora, perché ci tengo a avere il tuo parere su questa cosa. Vediamo adesso uno spezzone di questo filmato che ti vede da non nelle panni di un doppiatore, ma nelle panni di chi presta la sua voce, anche la faccia in questo caso, per una lettura di una poesia, ma che è anche poi una causa ben precisa. Vediamo. So che tutti sono qui per lei. La ragazza della stanza al numero. È lei che senza fare niente ha attirato tutta questa gente. Che strano il gran movimento si è creato intorno a una che è immobile e nella sua ombra giace. Di cosa la sua nuda presenza è stata capace? Dicono è finita. Dicono non ha vera vita. Ma io non so. Sono solo un uomo delle pulizie. Ma se non è vita, cos'è questa presenza che tanto movimenta, inquieta, tormenta? Lei sta là, nella stanza che la separa. Se non è vita, cos'è che avviene tra quei muri? La malattia l'ha allontanata o l'ha avvicinata alla nostra vita? Nell'ombra che la cattura, non avviene niente? Ne siamo davvero sicuri? Era il 2008, è l'auditorium, tu leggevi delle poesie di Davide Rondoni e il caso Eluana, era il riferimento, sì. Era evidente.
No, mi interessava chiederti questo, so che è una domanda che presuppone uno sviluppo molto ampio nel rispondere, però non abbiamo purtroppo molto tempo. Però una cosa mi interessa, cioè di solito nell'ambiente dello spettacolo non ci si espone molto su questioni di carattere etico, morale, anche un po' per convenienza, diciamolo, perché esporsi significa mettersi in gioco, certo, dichiararsi, no? Tu invece l'hai fatto, mi sembra di capire in maniera evidente. Perché? Ma intanto perché trovo che sia prima dell'attore, prima dell'artista c'è l'uomo. E adesso, al di là del fatto che siamo persone, diciamo, visibili, hanno una certa visibilità, cioè, certa visibilità, però ad esempio all'estero questo avviene molto di più, non avviene qua. Oppure, ecco, se si espongono soltanto a livello politico, non per cause, diciamo, del sociale, no? Io ho sempre creduto nella vita e continuerò a credere nella vita sempre, fino alla fine. Rispetto naturalmente le decisioni, certo, che si è trovato a prendere il papà di questa ragazza, certo, e comunque chi si troverà di fronte a veramente a dei bivi così giganteschi, così importanti. Però credo anche che sia giusto che anche noi portiamo la nostra esperienza di padri, di figli, di genitori, insieme al pubblico, che poi è quello per il quale lavoriamo, che sono persone come noi, certo, che lavorano come noi, che corrono come noi, che ridono, però che soffrono anche come noi. E farlo insieme ci dà la possibilità e la consapevolezza anche di non essere soli, soprattutto di fronte a certi temi. Io ti ringrazio, Luca Ward, grazie per essere stato con noi. Mi fa piacere che abbiamo chiuso comunque con questa tua riflessione, perché questa è la testimonianza di quello che un po' cercavo di far capire nel presentarti, cioè che al di là che il successo, comunque la professionalità, tutto quello che tu hai avuto nella tua carriera e che stai continuando ad avere, no? In vari ambiti, perché poi dal doppiaggio al teatro, non dimentichiamolo, la fiction, la televisione, comunque sono il frutto di una grandissima preparazione e di un grandissimo approccio, un approccio di serietà nei confronti della vita. E questo alla fine è quello che traspare, che resta, al di là del successo del momento. Quindi mi fa veramente piacere, insomma, di averti fatto conoscere anche da questo punto di vista. Grazie. Ti chiederei la seconda per farti capire che è finita. Ah, quindi me ne vado. Grazie ancora. Scherzo, grazie a voi.